Per quali corse e per quanto tempo è prevista la riduzione o la soppressione del servizio ferroviario fornito da Trenord? È uno dei quesiti che riguardano la situazione dei trasporti su rotaia, che in base all'emergenza sanitaria, per cui il servizio ferroviario è stato rimodulato sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi essenziali e di fronte anche ai nuovi tagli introdotti a metà novembre, continuano a non essere chiari, trasparenti e funzionali, e che molti pendolari continuano a utilizzare per recarsi sul posto di lavoro. Noi chiediamo una cosa molto semplice a Regione Lombardia. Vogliamo sapere quante corse e per quanto tempo sono tagliate rispetto al servizio che Trenord deve erogare da contratto appunto con Regione Lombardia. Lo chiediamo martedì in Consiglio regionale con un'interrogazione direttamente all'assessore regionale, perché i pendolari devono sapere, pendolari, lavoratori, gli studenti, anche di fronte al fatto che siamo diventati zona arancione, anche di fronte al fatto che molte persone, molti lavoratori non possono usufruire dello smart working, quindi si recano al lavoro. Purtroppo questi mesi di Covid hanno visto tagliate moltissime corse, ma Trenord aveva già tagliato tante corse su tante linee prima del Covid. Adesso vogliamo sapere esattamente per quanto durerà questa situazione e soprattutto su quali linee. C'è poi un'altra questione. Dei rimborsi annuali che non sono stati fatti, che non vengono erogati ai pendolari per quanto riguarda gli abbonamenti che non sono stati utilizzati appunto per il fatto che col Covid non ci sono state le corse. Per cui tutte queste cose qua devono essere, tutte queste informazioni devono essere date, noi le chiediamo con un'interrogazione e speriamo già martedì di avere delle risposte utili e soprattutto chiare, soprattutto nei confronti dei pendolari.